Hola, io sono Marcus Cron e benvenuti in un nuovo video della serie Multiplayer. Non c'è più nessuno, mi hanno sedotto e abbandonato. Qui ho lasciato un buco e... però non posso volare perché è scarico. Allora, intanto che mettiamo a caricare il... No, non dovevo andare così. Vabbè, ma adesso non la uso. Vabbè, mettiamola a caricare. Leviamo qui i pipe. Allora, dicevo. Ho fatto dei test in creativa, effettivamente questi tubi hanno una dispersione minima. Quindi mi conviene portarli quassù. Me ne serviranno un bel po', io direi almeno una quarantina. Quindi andiamo a fandoli. Si chiamano conduit. Allora, un po' di resto... Allora, la resto non ci manca, però dovremmo averla qui dentro, perfetto. Ce ne abbiamo 1.050, non so quante ne servano. Ah, 80. No, quindi 10. Riusciamo a riempirne 10. No, secondo me ce ne dà 4. Vabbè, comunque. Qui voglio bloccare le uscite. Perfetto. Dopodiché, come si fanno? Come si fandolo? Si fandolo con l'Electrum e un Hardness Glass, che dovremmo averne fatti in abbondanza. Sì, ne abbiamo fatti parecchio in abbondanza. Andiamo a prendere l'Electrum, che anche quello dovremmo averne parecchio. Eccolo qua. E facciamone una quarantina. Meglio abbondare. Grazie. Voilà. Allora, mettiamoli dentro e vediamo come va la cosa. No, non riusciamo a fandoli. Abbiamo della redstone, 19 di redstone. Mentre questa redstone si squagliezza e scende qua dentro. Ogni redstone da 25, mamma mia. Io voglio fare un solar helmet. Andiamo a vedere un po', eccolo qua. Ho una maschera di ferro? Ce l'ho? No, probabilmente non ho mai sprecato del ferro per fare un'armatura. E vabbè, la facciamo, qual è il problema? Poi dei cavi di copper che non abbiamo. Però abbiamo del copper. Sì. E li mettiamo qua. Copper, unisolated. E gomma, facciamo 6 cavi di copper. Non mi ricordo come... Vabbè, facciamo così. Scriviamo solar. Sei una solar. Ferro tutto intorno. Un sonal panel. Vabbè, molto semplice. Un sonal panel. E trick e track, bomba a mano. Ok, ce lo mettiamo al posto di questo. Guardate, è buffo. Non l'ho mai usato perché non ne sentivo la necessità. Però adesso sì, visto ogni volta salgo e riscendo. Allora, andiamo a vedere un po' quanto consuma sto coso. Anzi, quanto ricarica. Sto a 30.000. Adesso salgo. Poi scendo. E sono a... Ho speso 311. No, scusate, 401. Me lo metto. E non succede niente perché sto all'ombra. Ah, dai. No, non va male. Interessante, molto interessante. Allora, dobbiamo fare, mentre attendiamo che la redstone si squagli, ma mi sa che già l'ha fatto. Stiamo fermi, ne abbiamo fatti solo 30. Potremmo provarci e vedere se ci abbastano. Scusa stanza, scusa, grazie. Intanto qui vorrei chiudere questo bucazzo. Così magari qui facciamo la downcraft. Ah! Ok. Perfetto. Non ho torce? Sì che ce le ho. Qui rompiamo. Si è scaricato il... Ma vediamo un po'. Per Messico. Preferisce ricaricare questo. La Quantum non la ricarica, manco morto. Il Diamond Drill. Ma... Ok, non sapevo che fosse così sola sto coso. Quindi andiamo qua, trick e track, come al solito. Voilà.
E lo richiachiamo. Molto bene. Intanto, possiamo vedere se la redstone si può trasmutare? Sì, va bene, grazie. Grazie ancora. Il 5% dagli scrap. No, signore e signori. Allora, il pulverizer ne dà 8, ci dovremmo fare il silk touch. Il note block. Vabbè. Ok. Ci attacchiamo al cacchius. Allora, ci mettiamo qua sopra e cominciamo a tirare su. Vediamo un po'. Aspettate che metto l'over, che è meglino. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo col cacchio. Con il cacchio. Ah, che tristezza somma, tristezza. Andiamo avanti. Ah, non ce ne manca tanto. Allora, siamo a 105. Dobbiamo arrivare a 115 più roba. Ah, qui ho spostato ovviamente tutti i cavi, li faccio arrivare alle bat box, alla battery box del che sta attaccata ai motori. Vediamo. Ehi, vediamo. Ecco qua. Perché questa non riceve? Ah, perché sono un idiota. Mettiamo che può ricevere il massimo, ovviamente. Anche questa, perfetto. Good, good, good. Poi dovrò fare un libretto perché non posso. Allora, signori, io vi propongo di andare alla ricerca della redstone perduta. Quindi a noi il batpack, lo mettiamo a caricando, buttiamo via queste cosacce, via così, così, apriamo sta scatola per vedere cosa c'è. Ah no, quello lì era il batpack buggato. Vabbè, allora butto via questo, questo me lo tengo. Che altro ci può servire? Dell'acqua e del cibo. Vabbè, poco male. Abbiamo tutto pronto. Che ci manca? Il cibo. Prendiamo un po' di questo. Signori, là si va. Dove andiamo? Andiamo al quarry. Andiamo a vedere intanto cosa sta facendo. Ok. E cerchiamo dell'ottima redstone. No, tu non sei redstone. Eccola. Via. Sapete che vi dico? È uno spreco, è un grosso spreco. Se io volessi il silk touch. Anche perché a video così non la vedo. E se mi incantassi un bel picconcino, questo me lo prendo. Grazie mille. Non capisco se ce la fanno o no. Vediamo. Sembra andare più tranquillo. È lento, mamma mia, la morte. Comunque. Che carino questo gettuncolo. Che bruttezza, via. Leviamo sta roba. Leviamo, cerchiamo di levare sta roba. Vabbè. È complesso, ragazzi, è molto complesso. Andiamo a mettere della redstone qua dentro. Vediamo quanti ce ne cava fuori. Neanche li vede. 14, 25. No, non va bene così, non va bene così. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Per forza ci incantiamo un bel cacchio.
Cacchio, qui sono pieno come un uovo, ragazzuoli. Allora, in primis io prenderebbi questa cesta qua. Grazie. La farei scambiare con questa, tanto lì c'entrano massimo 20 oggetti, quindi questa va benissimo. Dov'è? Eccola. Perfetto. Metterei questa di ferrozzo qui e per ora butto tutto quello che c'è qua dentro, qua. Tranne il motore, una crafting table, il cibo. Senti, questo backpack lo butto perché non è mio. Tutte queste cosine qua. Basta, basta. Ah, e l'energy redstone. Quindi qui stiamo tranquilli, prendiamo il mining, prendiamo, basta, non prendiamo nient'altro. Allora, diamante, diamantolo, che qui dovremmo averne un po', 38. Ok, e facciamo un piccon house, tic-tac, tanto ce n'ho 21, dove sto andando a fandolo? Lo mettiamo qui. Ehi. Non si fa così il piccone, Marcus. Si fa così. Piccone house di diamant house. Mettiamo i diamantoli a posto. Andiamo molto velocemente a mettere queste cose qui dentro. Via, via. No, te ti teniamo. Tengo. Questo via. Poi, sempre molto velocemente, saliamo su, ogni tanto dovrei raccogliere quei cosi. Salimo su, poi metterò un librozzo anche qui. E aggiungiamo questo ai nostri cicci da ricaricare. Perfetto. I signori pompa pompa funzionano, aggiungiamo anche questo. Vanno alla stragrande, potrei mettercene quintalate. Va bene, va bene. Che bella torre. Andiamo nel nostro teletrasporto alla stanza dove ci sono tutte le nostre farm e andiamo a quella dell'esperienza. Eccoci qua, guardate che bellina. Sostiamo un poco su questa. Ah, ho portato il cibo. Yep. Intanto mangiamoci una pannocchia. Grazie. E adesso, in men che non si dica, dovrebbe arrivare qualche mostriciattolo. E io intanto mi accendo una ciospetta. Questo impianto è molto pericoloso, ragazzi, quindi se lo fate nel vostro mondo, a parte che potete mettere pacifica quando volete, badate bene, o in un server, badate bene che qui non è finito, la pressure plate brucia per pochi istanti, dobbiamo mettere un... Oh niente, non riesco a fissarmi nella mente come si chiama. Adesso lo ripeterò 5 volte insieme a voi per vedere. Red power. No, stai calmo. Red power. Non capisco cosa sta facendo. Red power, ho detto logica. Timed. Si chiama state cell. Uno state cell, un NOR gate. Oh my god, quanti siete? Tanto io colleziono teste su teste. Li continuano a salire. Dobbiamo fare un livello, almeno un livello 30 di esperienza, dai. Ci vediamo fra un po'. Oddio, non volevo premere ESC. Brrr. Uccido i miei simili. Un'altra. Lol. A dopo. Non è passato neanche un minuto, ho già raggiunto il minuto 30 e ho accumulato un po' di mostri qui per accumulare un altro po' di esperienza. Vi faccio notare che gli sto menando con la spada spenta, quindi neanche spreco la barra della fame, perché il gioco non la riconosce come un attacco. Parapapapa. Ok, perché volevo provare ad incantare un librozzo. Grazie. Sono finiti? Vabbè. Andiamo a casotta. Casotta, smistamento. Qui ho lasciato qualcosa come di solito mi accade. No.
Voglio prendere un librozzo, eccolo, e vedere se funziona, perché non ho ben capito le novità di questa 1.4. No, 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 ritorniamo a casa. Devo andare alle altre case della 1.4.6, non le conosco tutte. Casa di Quittolo, è lui il nostro fornitore ufficiale di libri per incantesimi, anzi di Enchanted Table. Allora, se mettiamo un librozzo, oh, ce lo incanta. E poi come funziona? Vediamo un po' se troviamo Book. Enchanted Book. Vogliamo provare? Al massimo ritorno. Vai, lo incanto. Flame 1. Un libro con Flame 1. Se io metto qui. No, questa è una spada magica. Se io metto anche qui. Oh, ma ha droppato una spada magica un mostro. Però. Come si incanta? Non ne ho la più pallida idea. Andiamo a vedere a casetta. Me ne devo fare uno anch'io, eh. Però no, non mi va di stare lì a farmare mucche. Di qua. Ed eccoci qui, pronti a. Quanti ce n'ha fatti? No, no, 9 ce n'ha fatti. Male, molto male, molto male. Credo che si incanti qua sopra. Piccone. Infatti ci dice non si può fare perché? Perché questo è flame. Però io posso fare così. No. Ma come si incanta? Ma come si incanta? Boh, 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 boh. Ma non è che si usa tipo incantesimo? Vai! Vai, palla di fuoco! Palla di fuoco! Vabbè, vado a farmare qualche altro. Altri 30 livelli in 30 secondi probabilmente. Anzi, ve lo faccio vedere. Ve lo fa vedere perché è una figata pazzesca. Io staziono qui per un po'. All'inizio è un po' lento, quindi che ne so, guardatevi intorno, leggete il cartello. Exp farm by MK, posso stare sulla plate per spawn. Lì c'è una cassa, questo è uno steccato. Laggiù ci sono delle cose, torce. Il soffitto è fatto di ottimo vetro, quindi ci stiamo anche ricaricando ora che ci penso. Perché non ci stiamo ricaricando? Ah, perché ho messo questo, sono un babbeo. Ci stiamo anche ricaricando ed ecco i mostrini che salgono. Patapim, patapim, patapim. Mazza che culo. Una spada incantata ci ha dato. Però. Looting aumenta il. Come si chiama? La possibilità di drop di. Dei mostri di drop raro. Non sarebbe male mettercela, magari ci droppa un piccone con quello che vogliamo. Vabbè, stanno salendo abbastanza. Ne sfondo qualcheduno. 5 livelli. Oh, scusate, ho premuto la pressure plate. Che errore madornale. Rischiacciamola un po'. 8 livelli. In una partita SP vi consiglio di farli accumulare. Perché non succede niente, anzi se diventano troppi muoiono per mancanza di spazio. Se invece siamo in un server multiplayer, no, no, bisogna fare ogni tanto questo giochino qua. Tanto sinceramente del diamante di sprecarlo non me ne frega niente. Mi pare che ci abbia dato una corona. No, ci ha dato una patata. Non mi sembra un drop raro, eh. Siamo a 18 livelli. Abbiamo teste a non finire. Sta roba la schifiamo via. 19 Shard of Minium. Fantastico. Via 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 via. Allora, mettiamoci questo che ci dà le teste, va. Vai con la testa. Ehi, zitti zitti, siamo a livello 21. Riscacciamo il pulsantino, anzi livello 23. Un lingotto di ferro. Una testa di scheletro, una di zombie, un'altra di zombie.
La prossima volta mi dite "Enchanta un libro, Marcus", e io dirò "No, not today". Livello 26 e 4 teste di zombie. Molti scheletri purtroppo muoiono perché rimangono incastrati sotto e prendono qualche danno dall'acqua. Fortunatamente la spada di diamante ha 1500 usi. Voilà. Ci possiamo arredare casa? Oh, dobbiamo mangiare, attenzione. Mangiamo un attimino. Patapim, patapim, patapem. Questo impianto mi piace molto. Nel mio stile. E signori e signori, abbiamo fatto 30 livelli, men che non si dica, parlottando del più del meno. Tutto sta nel capire, vedete adesso non arrivano più mob, cioè non salgono più mob. Muori. Perfetto, siamo tranquilli, possiamo tornare. Allora, casa di Quittolo. Dove sto andando? Dove devo andando? Di qua? No, di qua, ogni volta mi frega. E quit. Speriamo di ottenere ciò che cerchiamo, quando lo vogliamo, perché lo vogliamo. Piccone di diamante, vai. Oh, fortune 2. Non è male fortune 2, era quello che volevo, in realtà. Mi sono sbagliato a dirlo, non volevo il tilt touch, volevo fortune 3, che ci dà più drop dalle cose che si rompono, diciamo, quindi diamanti, redstone, nicolite, forse funziona, non lo so. Siamo abbastanza tutti carichi. Vabbè, a sto punto andiamo a minare con il nostro picconcello. Voilà. Allora, vediamo un po'. Il core di solito ce ne dà due. Quanto ce n'ha dato? Cioè, ce ne dà uno. Ce n'ha dato 3, 2. Buono, buono, buono. Mi piace questo piccone. No, questo, con questo non funziona. Non ho mai usato gli incantamenti veramente non l'ho mai usato e basta, punto. Allora, cerchiamo una caverna. Una caverna che di solito sono ricche. Ecco qua. No, questa non è la caverna. Questo è stato il mio lavoro immane. Oh mio Dio! La puttana! Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Ho dovuto chiudere il buco dell'altro corri, no? Era pieno di stronzi. Allora, addentriamoci qui. C'è un ragno. Non porta molto guadagno. Ma esiste la testa di ragno? Oh, si stavano sparando da soli. Ho dei problemi a... Ok. Quello è uno zombo. Va bene. Dovrei avere delle torce. Ta-dam! Allora. Redstone, per favore. Redstone. Redstone. Eccola qua. No, non c'è uno zufolo di niente. C'è del copper che prendiamo molto volentieri. Siamo pieni già. Buttiamo le teste qui, il copper qua. Le carote non ce ne facciamo niente, le patate non ce ne facciamo niente. Questo idem con patate, via, via. Non capisco perché appaia qui della roba. Prendiamo sta roba qua, va bene. Dove si loca la redstone? A me? Date la redstone, voglio la redstone. Niente. Non sa da trovare la redstone. Brutto strozzone che assomigli. Vabbè.
Andiamo qua sotto. La cava di marmo. C'è del coal. Ma vaffan. È incredibile. È davvero incredibile. Ma spariscimi. Eccola! Ho portato il mio buon secchio d'acqua, vero? Sì, l'ho fatto. Ok. Non mi dire che è un cubo solo perché... No. 5 pezzettini spuzzolosi. Ma che sfiga. Forse qua sotto c'è dell'altra? Sì, c'è dell'altra lava. Va bene. Va bene, prendiamo dell'altro silver che ci serve per i pannellozzi solari. Qui c'è della lava, scappiamo. Vediamo se funziona anche con la nicolite. Allora, così. Ce ne dà 4. Così. Ce ne dà di 5. Non mi pare che ci sia un cambiamento molto significativo. Ci dà un sacco di esperienza però. Perché che altro c'ha? Efficienza. Ah, si rompe meno. Si rompe meno. Dovrei fare l'armatura per andare sotto la lava. Aio, aio, Cassio. Qui cominciamo ad essere troppo altini, eh. Prendiamo la spada. Ma vai a quel paese. Te ci hanno mai mandato a quel paese? Bah. Sfigato di... Prendiamo questo coal. Prendiamo questo tin. Rintintin. No, mi sa che efficienza è più veloce nello scavare. Infatti stavo dicendo, ammazza quanto è veloce questo piccone, non lo ricordavo così. Niente, signori e signori, io sono veramente spiacente. A qui tocca andarcene. Non ho la più pallida idea di dove andare, a cosa sto cercando di rompere. Ok, ah, siamo qua, fantastico. Là c'è casetta. Dobbiamo aspettare che il cuore renda visibile. Oppure potremmo andare nella nostra vecchia miniera. Che era a livello 30. Perché? Perché? Un pochino, eccola qua. Dai, ho un filone. Dacci un qualcosa di più. Allora, prendiamo il mining laser. Facciamo... No. Facciamo... Com'era? Destro M? Scatter, esplosivo, mining... No, mining lo cuoce, non mi interessa. Horizontal, mi interessa. Horizontal, eccolo qua. Dove siamo sallustrati? Dove c'è la lava? Vai così. C'è davvero poca luce qui dentro. Ma non ho i pantaloni da Quantum. Sì, perché non sto correndo? Ah, infatti. Allora, prendiamo un po' di nicolite. Oh, la nostra redstone, eccola qua. C'è anche del ferro. Ottimo ferro. E andiamo a scavare un altro po'. Cosa c'è qui? Ci ho scavato. Praticamente sono... Qui ci ho scavato, ragazzuoli. Oh mio Dio. Ho fatto un giro incredibile. Comunque. Dov'era la redstone? No. Stupida schifosa. Ah, eccola. Ok, non ti tratterò più male. Non mi era mai capitato di non averne più.
Comunque, Nicolite, via, le gemmozze, le ossa, questo. Dove sei? Però lì c'è. Diamantolo. Vediamo un po'. Ce l'ha dati due. Che spettacolo. Altri due. Porco Giuda, con quattro blocchi, nove diamanti, ragazzuoli. C'è un altro. 10 diamanti. Con 5 blocchi, ce ne ha dati 2 di media. Buono. Buonissimo. Fantasticissimo. Meraviglionissimo. Uranio ci servirà per fare il reattore nucleare. Vai MK. Quello semplice, non mi piacciono quelli troppo complessi. Li trovo inutili. Ah, vedi, uranio. Ce ne dà due di uranio? Chissà. Chissas? 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 No. No, no, no. Redstone nascosta nell'acqua. Bene, signori. Ottimo, ottimo, ottimo. Non ne abbiamo tanta di redstone, però abbiamo trovato 10 diamanti. Uno si accontenta. È entrato Randy Rinna. Ciao, Randy. Rec. Allora, via per il pertugio. Buonasera a te. Ok, Optimus Prime, via. Scheletro, liscio. Sta piovendo. Ah, ragazzi, ho rifatto quelli lì. Ce l'ho tutto YouTube. Perfetto. Allora, mettiamone un po'. Ah no, due stack. Telo in creativa. Domani stai ancora cercando. Perfetto. 14, 15, intanto noi mettiamo qua dentro queste cosacce. Voglio controllare una cosa, 64 e 45. Li mettiamo qui. Ok, quanto stiamo? 18? Abbiamo fatti 18. E qui si sta ancora squagliando, quindi ne serviva molta di meno del previsto. Va bene. Mettiamo l'over. Ogni volta cerco di stabilizzarmi, invece cado dall'altra parte. Mettiamo l'over e saliamo, 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 saliamo. Rompiamo. Guarda che culo. No, vabbè, in realtà è è fortuna. È fortuna. Non è sfiga questa, è fortuna, perché noi possiamo far che questa sia. Infatti sta scendendo. No, sta scendendo o sta salendo? Ah no, e devo settarla. Devo settarla, gli devo dire con la wrench, l'Omnitool. Dona, non ricevere, o almeno non ricevere e basta. Guardate quanto scende. Adesso la mia domanda da curiosone quale sono? Ma se io stacco tutto, non ce la fanno? Rompiamo questi qui. È very dangerous. Sì, vabbè. Andiamo a vedere. Perché non corri? Vabbè.
Oh, questo è quello che volevo vedere. Lava, lavissima, Lavinia. Ah no, esce lo stesso. Ast, l'hanno ucciso. Però è pronto subito a rompere un oblocco. Ora qui ci vorrebbe la Netherrack. Però non so come mandargliela, perché questa è automatica. La Netherrack no. Anche se mettessi un curry nel Nether. Lo potrei fare automatico, lo potrei fare. Comunque, il mio obiettivo per la torre ecologica, se non l'avete ancora capito, è rendere questo impianto pieno di magma crucible da qui fino a qua completamente autosufficiente, nel senso che deve essere sempre carico. Aio, 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 scusa, scusa, non volevo. Quindi qua non deve mai scendere come sta facendo adesso. Ma deve sempre essere pieno. Vediamo la Batbox che ci racconta. Ok, non ce la fa. Cioè, ce la fa. È stabile. Dobbiamo fare altri water mill. Ma porca... Ma tapossi in acciacca... Scusate. Emergenza. Adesso verifico quella cosa che volevo verificare. Perfetto, ci stanno tutti gli stack. Che cosa volevo prendere? Ah, sì. I cavetti, cavetti, cavetti. Li prendiamo da qui. E attacchiamo magari questo. Che sembra non sortire alcun effetto. Boh. Eppur si muove. Eppur c'è tanta roba, come direbbe Quittolo. Io leverei questo. E lo farei diretto. Oh mio Dio, le nubi tagliano. E ancora boh. Comunque, facciamo altri Electrical Engine, facciamo altri, come cavolo si chiamano, Water Mill, Wind Mill. Io sono Marcus Cron, ci vediamo presto, in questa serie. Ciao anche a Randy Renna. Ci vediamo presto per rendere autosufficiente la generazione di lava, perché ne voglio davvero un botto, io voglio completamente riempire, anche se l'altro macchinario è in funzione. Questo, ve lo faccio vedere. Voglio assolutamente riempire questa tanica qua. Da 6200. Chiudiamo un attimo. Vediamo se sta funzionando. Sta funzionando, perfetto. E ogni tanto arriva quella dei secchielli, però è molto lenta. Io voglio riempirla, voglio renderla autonoma. Io sono Marcus Cron, ci vediamo presto. Ciao a tutti.